Ciao a tutti, nuovo tutorial. Nello scorso tutorial vi ho parlato di come fare i riempimenti per incidere con la Cricut Maker, riempimenti fatti da Design Space senza software aggiuntivi grafici. Molti mi avete chiesto come fare i riempimenti non solo sulle scritte o comunque su dei disegni, ma su delle foto. Ecco, bisogna solo dire che per prima cosa le foto vanno convertite in bianco e nero, perché se no non si possono creare i riempimenti. La conversione del bianco e nero non la fa la Cricut, almeno non la fa il Design Space come vorrei io, e quindi usufruisco di un software online semplicissimo, vi faccio vedere, si chiama fotoeffetti.com. Praticamente qua puoi fare la conversione di tantissime foto in tantissimi modi. Io, andando verso il basso, ho selezionato questo effetto fotografico online e ho scelto quello che mi sembrava più adatto, cioè questo. Adesso vado a selezionare, quindi carico una mia foto, questa. La carico, vado oltre. Eccomi qua, vedete, questo è il risultato. Mi piace. Quindi faccio ultimare e cliccando semplicemente sulla foto scarico la foto. Bene, adesso torno su Design Space e carico la foto. Quindi vado a caricare la mia foto, sfoglio, come vedete sono tutte le prove che ho fatto precedentemente, adesso apro e scelgo semplice. Perché? Perché comunque per fare riempimenti le cose più sottili non mi interessano, quindi mi interessa comunque le cose più significative, e con la mia bacchetta magica vado a togliere queste parti in modo da renderle trasparenti. Come vedete, mi avvicino per selezionare meglio tutti gli elementi. Vedete, mi avvicino un altro po' in modo, perché voglio prendere questa parte e questa parte, questo, questo e questo. Se sbagliate basta tornare indietro con questo e torna indietro all'ultima operazione che state facendo, anche qua. Ok, il dentino e questo, ho fatto tutto bene, così mi piace, e faccio continuo. Va selezionato sempre salva come immagine tagliata, non questo ma questo, quindi seleziono questo, faccio salva, adesso la seleziono e la inserisco nel mio progetto. Vi ho spiegato l'altra volta che a seconda del riempimento che noi utilizziamo, e nell'altro tutorial ho fatto vedere che potete utilizzare qualsiasi immagine scaricata da internet di un riempimento, basta selezionare un riempimento che abbia dei puntini, delle righe, e queste si possono incidere. Potete quindi selezionare qualsiasi tipo di riempimento, più fitto è, quindi più i puntini sono vicini, più le linee sono vicine, e più l'immagine della foto si vedrà meglio. Se in questo momento faccio incisione, vedrete che fa solo il contorno e non mi dà la profondità dell'immagine. Quindi torno a mettere taglia e vado così a inserire questo, lo inserisco, come vedete, faccio questo un po' più piccolo, mettiamo sopra in questo modo, deselezioniamo entrambi e facciamo dividi. In questo caso non c'è bisogno di fare fondi perché quello lì sarà già un'immagine fusa. E adesso togliamo via e selezioniamo solo quella che ci piace di più, come questa. Questo è un tipo di riempimento. Se vado a dargli poi 7, che sarà la dimensione che voglio, mi verrà così. Se adesso facciamo incisione, eccola qua, questo è quello che verrà inciso. Torno a caricarmi l'immagine e facciamo altre prove, così vedete un po' come si possono fare riempimenti. Carichiamo un altro riempimento, questo, i dot, i puntini, facciamo la stessa cosa, selezioniamo entrambe e facciamo
condividi. Vedete? Queste avete due possibilità, vi fa vedere. Se facciamo incisione su tutte e due, vedete come vengono. Questa è l'incisione. Qui viene anche una specie di contorno. Poi uno sceglie. Mettiamo sempre la dimensione 7. E vedete come viene. E la dimensione 7. Questi sono i vari riempimenti che si possono fare. Andiamo il più lontano possibile, carichiamo la mia immagine e la facciamo bella grande, il più possibile. Adesso vi spiego anche il perché. Poi carichiamo lo sfondo, quello più sottile che mi ero creata, che avevo trovato, questo. Cerco di farlo il più grande possibile. Questo qua volendo, togliendo via il lucchetto, lo posso anche fare non proporzionale e crearmelo anche più grande. Ok, perfetto. Lo portiamo verso il basso. Prendiamo la nostra immagine, la posizioniamo meglio, la mettiamo il più possibile, selezioniamo entrambe e facciamo dividi. Se teniamo via quello come prima, quello che non ci interessa, come vedete, vedete come è venuta bene? Se ne ha create due, torniamo indietro un attimo, vediamo la dimensione che vogliamo. Questa è grandissima, abbiamo 7, anche questo 7, poi vediamo quella che ci piace più. Ok, c'è anche una terza, 7, adesso le metto tutte vicino, andiamo vicino. Come vedete, quello che volevo farvi vedere è che praticamente vengono come dei pieni. Sono praticamente dei pieni e questi, quando darò entrambe incisione, creano linee sottilissime. Ecco, per questo tipo di disegno, ricordatevi, quando andate ad inciderlo ci vorrà molto ma molto più tempo rispetto a quelli che vi ho fatto già vedere. Quindi praticamente questo è incisione, è già in incisione. Vedete? Sembrano dei pieni. Fantastico. Andiamo a scegliere quella che ci sembra venuta meglio. Per esempio, questa non ha le sbavature che ha qua. Quindi questa possiamo cancellarla. Anche questa c'è un po' di sbavature. Vediamo questa è perfetta. Questa, se la andiamo a incidere, verrà perfettamente un riempimento. Quindi, più piccolo andiamo a fare questa cosa, questi fili vicini, e più riempirà. A questo punto vi farò vedere come viene il riempimento, anche se a me poi piacciono anche i puntini, i pallini, piacciono anche quegli altri tipi di immagini, però anche questo è molto bello. Bene, torniamo indietro. Adesso colleghiamo le due immagini insieme e andiamo a incidere. Posizioniamo l'immagine sul tappetino come abbiamo fatto nello scorso tutorial. Sappiamo che il mio plexiglass è a 3 dal lato sinistro e 2 dall'alto, quindi è praticamente qua, e questo è l'angolo del plexiglass. So che il plexiglass è largo 3 e un pochettino, quindi mi sposto un po' così, un po' verso il basso, in questo modo, e so che così verrà centrato. Quindi faccio continuo e vado a selezionare il materiale. Si sta collegando la macchina.
sapendo che un'incisione mi darà soltanto una serie di materiali, non tutti, solo quelli che si possono usare con incisione. Noi andiamo a scegliere acrylic tick, che è 2 mm. Mi chiede la punta da incisione numero 41, che io ho già messo, e il tappetino. Inserisco il tappetino. E procedo nell'incisione. Ho notato che effettivamente sembra quasi negativo sulla lampada, quindi adesso faremo un'altra prova, caricando sempre la nostra immagine, l'immagine precedente, inserendo sempre quel riempimento molto fitto che avevo già fatto, che avevo già preparato. Andiamo lontani come abbiamo fatto prima, per fare in modo che queste linee vengano belle separate e non diano problemi. Stessa cosa facciamo per l'immagine. Togliamo il lucchetto così le avviciniamo bene, cerchiamo di essere più grandi possibili, più grandi siamo meglio è. E questo vale anche quando dobbiamo fare delle immagini molto grandi, perché in questo caso il plexiglass è piccolo, ma potete farle anche molto più grandi con la lampada. Quindi avete questa tipo di cosa. Facciamo sempre dividi. Lo potete fare sia cliccando con il tasto destro del mouse che in questa zona dello schermo. Io lo utilizzo anche il tasto destro del mouse perché faccio un po' prima. Sta elaborando la foto bene. Prima noi abbiamo utilizzato la parte interna, che è questa. Se utilizziamo invece che la parte interna la parte esterna, questa, probabilmente con la lampada dovrebbe venire migliore. Questa è una prova che devo fare, perché effettivamente sembra negativa quando si illumina. Facciamo 7. È una prova che voglio fare. Sicuramente questa è una prova che adesso farò per vedere se il risultato è migliore o peggiore. Adesso mettiamo tutto in incisione. Okay, tutto in incisione, adesso faccio creare. Questo era il primo risultato che ho avuto, vedete? Ma l'immagine, come vedete, è in negativo. Quindi ho scoperto che praticamente bisogna utilizzare la parte negativa per poi poterla fare positiva sulla lampada. Quindi ho utilizzato il negativo e questo è il risultato che vi faccio vedere. Ecco, questo è il risultato che volevo, l'immagine in positivo. Quindi è una regola da tenere in considerazione che bisogna sempre usare il negativo. Come vedete è molto bella, sono soddisfatta del risultato. Adesso ciao a tutti, al prossimo tutorial.